Ciao ragazzi, come state? Diteci un po' chi è in live. Allora, la prima cosa da fare, come sempre, se ci vedete, se ci sentite, come ci vedete, come ci per sentite, per favore, perché oggi il setup l'ha fatto tutto Fantini, quindi tutto potrebbe andare malissimo, potrebbe accadere qualunque cosa e non deve. E non deve. Perché? Perché stasera è una live molto particolare. Grazie Follon, ciao Cantor. Perfetto. Scusate l'assenza di ieri, mi siete mancati molto, ma ieri è stata una giornata tremenda e quindi ho dovuto. Quale? Il mio? Lo alzo un po'. Volume un po' basso. Questo lo so fare anch'io senza l'aiuto di Fantini. Mamma mia, quanto siamo... Sì, sono tecnologica. Eccoci, ci sentite un po' meglio? Credo di sì, perché io nelle cuffie mi sento un po' meglio. Aspettiamo feedback. Anch'io ciao sento... Stan, ciao il Good, ciao Giovanni. Uè. Giovannino Duglio, io che sono è venuto in studio. La fan numero uno. Sono anch'io, cioè, vera fan di Giovanni, veramente. Mamma è un ragazzo incredibile. Cioè, comunque nessuno poteva dirlo dalla chat. Invece è un ragazzo proprio a modo, bravo. Ciao Nicole. Cantor, insomma, ci siamo tutti, allora possiamo partire. Allora, stasera è una live un po' particolare, perché? Mm-hmm. Perché per la prima volta in live abbiamo un'intervista a un regista che si chiama Antonio Pisu e vorremmo parlare del suo ultimo film, in particolar modo, poi magari facciamo una chiacchierata un po' più generica. Vi spoilerò questa cosa, non siamo io e Nat a condurre l'intervista. Eh no. Ma il nostro Antonio De Gregorio, che avete conosciuto perché è semi nuovo in RKH Cinema, ma che avete conosciuto da poco perché abbiamo fatto la live su I Soliti Ignoti, se non sbaglio. Vediamo prima il trailer, così vi introduciamo un po' al film per chi non l'avesse visto, magari qualcuno di voi già lo conosce, già l'ha visto, se siamo fortunati. E poi entreremo subito nella prossima fase, cioè quella con gli Antoni, perché si chiamano tutti e due Antonio, quindi diventerà difficile. Sì, il con film entrambi. È Est, dittatura last minute. Esattamente. Partirei subito col trailer e ci vediamo dopo con già gli Antoni in live, quindi a fra poco. Sì. Diario di bordo dell'8 ottobre 1989, primo giorno di viaggio, partenza da Cesena, direzione Budapest. A 23 anni non sai come ti ritrovi in certe situazioni. Ti ci ritrovi e basta. Domani andiamo in Cecoslovacchia o in Romania? Lì non c'è soltanto il regime. Lì c'è la polizia segreta, la gente non ha diritti, cazzo. Portare una valigia a Bucarest, la mia famiglia. Ne basta, ne basta. Questo non è uno scherzo. Appunto. Ci sono persone che... Va bene, allora ciao a tutti, ciao Antonio, benvenuto. Ciao. Penso che dovresti essere, vado a memoria, il primo ospite di RKH Cinema e su Twitch. Sì, beh, sì. Soffro un po' di ansia da prestazione io, spero che non succeda proprio oggi, insomma, spero per il meglio, insomma. Allora, il tuo film è uscito l'anno scorso, mi sembra nell'ultima parte dell'anno. Sì, in realtà il film è stato presentato alla Giornata degli Autori di Venezia, doveva essere lanciato in sala il 5 novembre, meravigliosa data d'uscita, però insomma sappiamo tutti come è andata a finire, hanno chiuso il mondo, di conseguenza il film in sala non è mai andato. Tra le domande ti volevo proprio chiedere questo, cioè se l'uscita poi sulle piattaforme, perché ricordiamolo è su un bel po' di piattaforme, sì, era una scelta già a monte perché già avevi intuito o poi ti è stato proposto, diciamo, per la situazione in cui ci trovavamo? E cosa no, si può? No, per fortuna e per sfortuna erano tutte cose già previste, nel senso il film è stato comunque, i diritti in chiaro sono già stati acquistati da Rai Cinema e il film adesso è sulle piattaforme Sky, Prima Fila, Prime Video, Infinity, Chili, Rakuten, Vativision, insomma su tutte le piattaforme quasi, tranne Netflix, però vabbè, questo non vogliamo discriminare nessuno, comunque su tutte le piattaforme. Questa cosa era già un accordo preso che sarebbe dovuto avvenire dopo l'uscita in sala. L'uscita in sala abbiamo atteso il più possibile, poi abbiamo visto che la situazione non migliorava e quindi abbiamo
abbiamo deciso di uscire direttamente sulle piattaforme. Vabbè, tu avevi già fatto un lungo che penso sia già andato in sala, però non deve essere stato molto carino non andare in sala, o no? E tu intendi il mio primo film? Sì. Il mio primo film è andato nelle sale, abbiamo ancora prima Nobili Bugie, e tra l'altro è andato anche molto bene, perché noi siamo una produzione indipendente, adesso senza attaccare i pipponi su quello che è la logica distributiva dei film, è molto complicata, quindi noi siamo riusciti a ottenere grandissimi risultati con quel film e avevamo un sacco di sale con questo, quindi è ovvio che il rammarico c'è. Però l'importante è che il film poi venga visto dalle persone. Certo. Tra l'altro, prima di parlare di Est, volevo solo ricordare che nel tuo primo film c'è forse la donna che tutti gli uomini italiani, insomma, amano e sognano sempre, che è Claudia Cardinale. Quindi non so come ti sei trovata a dirigerla, come è stato? Beh, a proposito di ansia da prestazione, come dite voi, sapere di dover dirigere una persona che sai che è stata diretta da Leone, da Visconti, ha lavorato con Peter Sellers, con Monicelli, è stato innanzitutto un grande onore, ma non solo con Claudia Cardinale, come sapete nel film c'era anche Giancarlo Giannini, c'era anche mio papà Raffaele, Tiziana Foschi, Nini Salerno, insomma un sacco di attori, quindi è stato un primo film con un grande cast. Bello, è stato un film sperimentale, lo definirei, un film pazzo. Guardatelo se ti capita. Io l'ho visto. Sì, anch'io. Sì, noi siamo preparatissimi. E se hai visto anche questo, noterai che insomma sono due film molto diversi. Parecchio. Sì. Senti, Est parte da una storia vera, e quindi la prima domanda che ti volevo fare era come ci eri incappato, dove l'avevi trovata, come hai fatto a rintracciarla, insomma. Allora, noi eravamo a Cannes per presentare Nobili Bugie e abbiamo conosciuto questo signore che si chiama Maurizio Paganelli, che aveva questa storia, cui voleva farne un film. Ha conosciuto noi della Genoma Films, mi ha fatto leggere la storia, l'idea, e di fatto mi ha commissionato una sceneggiatura, quindi nasce tutto da un lavoro commissionato che poi è diventato qualcosa di più, perché ne è venuta fuori una buona sceneggiatura che è stata finanziata dal Ministero, quindi è stato uno dei progetti poi finanziati dal Ministero, abbiamo avuto anche della Film Commission Emilia Romagna, abbiamo girato all'estero, insomma il film poi ha avuto un suo corso, quindi è nato in maniera casuale conoscendo Maurizio Paganelli, che non solo è uno anche dei coproduttori del film insieme a Paolo Rossi, ma è anche il vero protagonista del film che voi avete visto, che è interpretato da Matteo Gatta, in questo caso Pago, ma in realtà è Maurizio Paganelli, uno dei produttori. Ok, ascolta, la storia poi ovviamente, insomma, se vedrete il film sarà veramente molto interessante, è una storia, sembra quasi un romanzo di formazione, quindi la storia di questi tre ragazzi che decidono di partire da Cesena nella fine degli anni Ottanta e andare a Budapest e poi per arrivare in Romania. È una storia on the road, quindi la prima cosa che viene fuori dal film sicuramente è che si basa molto su questi tre personaggi, che poi sono le tre persone che hanno veramente vissuto questo viaggio e questa storia vera. Quindi io volevo sapere da te come era stata, cosa cercavi dalle persone che vedevi per Rice, Bibi e Pago, e insomma chi erano, come hai fatto poi a scegliere i tre attori che l'hanno interpretati, cosa ricercavi, e anche se hai fatto un lavoro, non so se hai conosciuto i tre veri protagonisti, se hai cercato di assimilarli o magari hai deciso di prendere un'altra strada completamente. Abbiamo lavorato tanto insieme, è stato un film di cui la preparazione è durata più di un anno e mezzo, tra solo lo scouting per le location, per gli attori, insomma è stato molto complicato, proprio perché è un road movie e abbiamo voluto ripercorrere veramente la strada che è stata ripercorsa nell'89 dai tre protagonisti reali, quindi voi tutto quello che vedete, insomma quasi tutto è veramente, fa parte di quella tratta lì. Per quanto riguarda gli attori, sono stati fatti chiaramente dei casting e io ho conosciuto i tre personaggi reali e ho cercato quantomeno di riprendere un po' lo spirito che avevano loro. Io ho visto tantissime immagini di repertorio che voi vedete anche nel film, che sono mixate alle immagini di finzione,
alcune sono veramente dei viaggi, del viaggio loro che avevano fatto, e quindi io mi sono visto ore e ore e ore di filmatini, proprio, sai, quelli amatoriali dei viaggi che vedi di questa gente qui, che, e molte scene sono state ricostruite cercando di essere più fedeli possibile al viaggio. Quindi sì, rispondendo alla tua domanda, sono stato, ho cercato di essere più fedele possibile alla storia vera, ovviamente romanzandola, e cercando gli attori che potessero però dare non tanto somiglianza per forza agli attori originali o a quelli protagonisti veri della storia originale, perché tanto, voglio dire, non è che stiamo facendo la storia dei Queen, che tutti sanno com'era, certo. Maurizio Paganelli, da nessuno lo sa, quindi ho cercato di trovare tre attori che fossero complementari tra di loro e che, per cui si ricreasse una bella amicizia. Abbiamo provato tantissimo, perché io ho bisogno veramente di tre amici, quindi prima di andare sul set, siccome poi sul set c'è poco tempo, ci sono mille cose a cui pensare, non solo la parte artistica, purtroppo è sempre bene creare un bel clima già da subito e a far affiatare le persone. E io sia con Lodo che con Matteo Gatta che con Jacopo Costantini sono riuscito a fare quello che volevo, loro sono stati meravigliosi, quindi sono felicissimo. Senti, hai detto che il produttore del film, è poi uno dei produttori, è poi in realtà chi ha vissuto questa storia, quindi era, cioè, vi ha seguito sul set, giusto? Sì, certo, certo. E quindi come... ma non solo ha seguito sul set, ma ha seguito tutta la parte di costruzione del film, sia dalla sceneggiatura, sia dai provini, è una persona molto presente. Il suo lavoro comunque è legato al cinema, perché lui è un esercente cinematografico, in questo momento sta passando un bruttissimo periodo perché... ha delle sale cinematografiche, quindi appassionato di cinema, e voleva assolutamente che questa storia che lui ha vissuto 30 anni fa fosse, diventasse un film, e ha deciso carinamente di affidarmela. E è stato bello, lui è stato, credo che sia stato più bello per lui, perché ha rivissuto molti dei momenti che si ricordava solo nella sua testa. Penso che deve essere stata veramente un'emozione gigantesca per lui. Vabbè, nel film i tre protagonisti sono Lodo Guenzi, che è il frontman dello Stato Sociale, che fa la parte di Rice, Jacopo Costantini, che personalmente è il mio personaggio preferito, che interpreta Bibi, e poi Matteo Gatta, che invece interpreta Pago. Sono tre attori giovanissimi, si crea un'atmosfera, come appunto dicevi tu, di vera amicizia. Penso che per girare un film come questo, un road movie, cioè, ci sia veramente bisogno di avere un rapporto, insomma, molto stretto tra le persone che ci lavorano. Partono da Cesena, insomma, poi quali sono state le location che avete toccato, il viaggio com'è andata? Allora, noi abbiamo girato in Italia, in Ungheria e in Romania. I grossi spostamenti, quelli più veramente più duri, sono stati fatti in Romania, perché a parte la parte iniziale di Cesena e poi una piccola parte in Ungheria, poi di fatto il vero film, il grosso del film, viene svolto da una volta che loro varcano il confine di quella che è la Romania dell'89, di cui pochissimi conoscono, pochissimi sanno. All'epoca la Romania viveva sotto la dittatura ventennale di Nicolae Ceausescu, e quindi le persone vivevano non solo oltre la cortina di ferro, quindi si sapeva poco, ma vivevano proprio sotto una dittatura, e quindi il punto di vista di questi tre ragazzi cambia totalmente anche quello che li circonda. Certo. Appunto, penso che i luoghi, vabbè, ovviamente tu ci hai detto che hai fatto una ricerca anche basandoti sul racconto veritiero, però sono tutti luoghi che fotograficamente poi si legano molto alla storia, perché i ragazzi vivono anche dei momenti difficili, e empatizzano molto con le persone che incontrano. Infatti sono, secondo me, sono tre personaggi veramente recettori delle cose che ci sono al loro esterno, che interagiscono con loro, che poi se lo portano appresso. Adesso, senza fare troppi spoiler, però quando loro incontrano il signore che gli dà appunto la borsa da portare via, loro la prima parte di viaggio la vivono, secondo me, con una grossa empatia nei confronti di questa situazione. Quindi volevo sapere da te se, oltre, diciamo, alla selezione giustamente fatta, diciamo, in termini documentaristici, no? Ritrovandosi nei luoghi reali della storia, se hai cercato delle cose particolari nei posti che avete visitato, se, insomma, anche fotograficamente, se c'era stata una selezione dovuta anche a questo. Assolutamente sì. Allora, ti dico che la cosa più difficile è stata proprio in Romania ricostruire l'89, perché per quanto riguarda gli ambienti esterni, campi, così, ok, però la città
architettonicamente è totalmente cambiata. A differenza, è stato più facile farlo in Italia l'89 che in Romania, perché hanno costruito tantissimo ed è una città totalmente diversa. Quindi è stato fatto un grandissimo lavoro di scenografia, anche di ricostruzione storica di quei luoghi. Abbiamo un sacco di esterni dove si può vedere la città. Il trucco nel film, che è comunque un film a basso budget, è mischiare la finzione creata da me e dalla troupe con le immagini girate da me alle immagini di repertorio che noi vediamo realmente di quegli anni attraverso una soggettiva della videocamera di uno dei protagonisti. Quindi questa fusione fa un bel effetto, perché ricreare totalmente gli ambienti, la città di Bucarest, per esempio, come era nell'89, ci voleva una produzione hollywoodiana, quindi bisogna anche un po' ingegnarsi a volte. Sì, sì, certo. A proposito di questo, io veramente ho trovato molto fresco, molto interessante tutte le sequenze fatte con una tecnica di montage. Prima tra tutte, così non facciamo troppi spoiler, che sono i titoli di testa, tra cui mi sembra di aver visto anche una citazione a qualcuno della tua famiglia, se non sbaglio. Sì, perché mio papà casualmente in quell'anno lì, nell'89, presentava Striscia la Notizia. E quindi mentre facevo il film si apre con questo zapping televisivo che fa un po' da cappello introduttivo di qual era la situazione in Italia di quegli anni, e quindi c'è questo zapping televisivo tra il telegiornale, il meteo, la partita di calcio, eccetera, passa anche un attimo sul canale di Striscia la Notizia. Mi sembrava carino farlo vedere. No, certo, poi io è cosa credo, mia, è cosa mia, però vabbè. Io poi credo veramente non che non si è lamentato nessuno, allora ho detto vabbè. Credo fortemente che la televisione ti dia veramente i programmi prodotti in un certo paese in un certo periodo ti danno veramente l'idea di come sta vivendo quel paese, almeno secondo me. Poi noi in Italia abbiamo una cultura di produzioni televisive veramente gigantesca, soprattutto con le reti Mediaset, quindi quella l'ho trovata veramente geniale. Quindi volevo capire questa cosa qua, se prima di tutto come c'era arrivato, se ti era venuto per contestualizzare, perché poi alla fine si contestualizza, però in realtà è anche una cosa molto bella visivamente, cioè non è per forza, non la leggi semplicemente come una contestualizzazione dell'Italia in quel periodo. Quindi se avevi, diciamo, già l'idea o se poi ci sei arrivato, insomma, pian piano. Poi questa cosa tu te la porti su tutto il film, appunto anche utilizzando alcune immagini... Esatto, girate da Ricci, che poi appunto mi hai detto che sono anche alcune, alcune sono vere, altre sono frutto di grandi ricerche dalle teche Rai, dalle teche della televisione rumena, perché alcune sono immagini proprio della rivoluzione, bellissime, che si vedono poco. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, invece sì, era già voluto, anche perché comunque se noti chiama un po' il cinema, può vedere che quell'inquadratura iniziale è comunque un carrello all'indietro su una televisione, quindi era una cosa già prevista in sceneggiatura e di conseguenza se si inquadra una televisione accesa devi già ipotizzare che cosa ci andrai poi a mettere dopo, anche perché poi bisogna chiedere tutti i diritti, non è che te le danno così con una pacca sulla spalla tutte quelle immagini lì, quindi sì, era già pensata quella cosa lì, sì. Poi tra l'altro è una cosa che apre e poi chiude anche il film. Esatto. L'utilizzo è un cerchio che si chiude nella stessa stanza. Molto interessante il tuo film da guardare in questo momento. Perché? Perché siamo tutti chiusi in casa, mentre voi avete avuto la fortuna di poter viaggiare. Non so quando è stato girato il film, credo in tempi non sospetti. I tempi in cui nessuno di noi pensava che ci saremmo chiusi in casa. Abbiamo finito di girarlo un anno e mezzo fa, dicembre 2019, sì. Dicembre 2019 ho finito di girare. Quindi magari se l'avessi saputo ti saresti goduto molto di più l'ultimo viaggio. Sì, esatto, viaggiare mi manca tanto. Io comunque faccio anche l'attore, quindi sono abituato a viaggiare tanto, a fare tournée, teatro. Insomma, mi piace molto viaggiare, non lo faccio da tanto. Basta. Ti giuro, non so più come commentare questa cosa. Sbuffando, credo sia la soluzione. No, io volevo sapere, siccome comunque i film on the road sono, secondo me, tra i generi tra le forme più interessanti di narrazione, se secondo te tutto questo periodo influirà su una serie di film on the road, al di là della fattibilità, che diciamo potrebbe fra un po'. La mia paura non è che facciano più film on the road, la mia paura è che adesso tutti scrivano film sul Covid,
quindi che ci troveremo con una filmografia che parlerà solo di questo. Questa è la mia grande paura, perché poi è un attimo che si rischia anche di dire basta, uno non ha più voglia neanche di sentirne parlare. Come... Beh, di fatto poi è così, però dai grossi drammi poi sfociano in qualcosa di artistico, c'è poco da fare, cioè basta vedere i film di guerra, sono i più fatti. Però forse diciamo, noi ad oggi non abbiamo gli strumenti per farne per scriverne. Cioè, un film di guerra, dici? No, un film sul Covid. Nel senso che credo che comunque tu devi avere uno sguardo molto esterno, altrimenti fai una cosa troppo coinvolta e magari diventa complicato. Cioè, io penso che probabilmente in questo momento se ne stanno scrivendo, ed è forse anche un male, però credo che gli autori che ci saranno in futuro potranno farne dei bei film o scriverne dei bei libri, perché certo, no, semplicemente certo. A posteriori. Perché è una condizione veramente difficile da... No, da sicuramente giudicare. No, ma non intendevo dire che sarò male, intendevo dire che sarà un'idea che avranno un po' in tanti. Sì, sì, sì. E... quindi sì, spero che ci siano più road movie possibili, spero di farne altri, di viaggiare. Beh, comunque, anche se non faccio un road movie, viaggio, non frega niente. Vabbè, certo. Vado a fare un giro. No, però i road movie, soprattutto in Italia, credo intorno agli anni 10, nel 2010, così, si usavano molto di più. Mi ricordo per esempio un Basilicata Coast to Coast, cioè erano film molto italiani. Sì. È un genere che in Italia, anche perché forse abbiamo questa voglia di far vedere sempre il bello. Ma perché alla fine siamo dei cacciaroni, quindi intanto fa ridere l'italiano che fa un viaggio, perché inevitabilmente l'italiano che fa un viaggio è buffo perché si rapporta con il mondo che invece non è così. E poi fanno gruppo, no? Capito? Fanno cameratismo in macchina tutti insieme, si creano le avventure ed è un modo per incontrare personaggi nuovi, per vedere luoghi. Quindi sì, sono belli i road movie, secondo me sono molto nelle nostre corde. Vabbè, voi il viaggio che avete fatto, insomma, come è andato? Io sono molto curioso di sapere, insomma, i tre protagonisti come se la passavano. In realtà è devastante, cioè fare un film non è che te lo godi, cioè sì, forse gli attori se lo godono un po' più degli altri magari, però è stato molto faticoso per loro. Perché comunque simulavamo un ottobre, settembre/ottobre, quindi anche il loro abbigliamento era abbastanza leggerino, mentre in realtà eravamo a novembre abbondante. Vi assicuro che in Romania, in Ungheria, non faceva caldo per niente. Uno degli attori mi ha anche quasi collassato, poverino, l'ultimo giorno. No. Sì. Ragazzi, qua 10 ore al giorno fuori, vestito come se fosse primavera, fa freddo. Quindi è stato faticoso, molti esterni, è stato sì. È un'esperienza intensissima fare un film, perché hai a che fare con tantissime persone tutto il giorno, ti muovi tanto, sei in una lavatrice, è stupendo. Te ne rendi conto dopo. Non so se vi è mai capitato di fare qualcosa di veramente forte, magari lì per lì non te ne accorgi, ma ci fai caso il giorno dopo, che oddio, ma ieri ho fatto quella cosa lì, è stato incredibile. Così è stato, me ne sono reso conto al montaggio, che rivedevo le immagini e quasi non mi ricordavo neanche di essere come stato tipo un hangover comunque. Sì, sì, è stato... mi sto riprendendo adesso, però è stato bello perché mi ha permesso di lavorare intanto con persone anche straniere, la troupe era rumena e ungherese a seconda del paese dove eravamo, quindi conoscere veramente, io sono stato tantissimo a contatto con loro per quasi un anno, quindi ho vissuto lì, è stato bello, è stato bellissimo, quindi lo ricorderò per sempre come un'esperienza meravigliosa. Senti, voglio farti questa domanda. Si parlava, magari in questo periodo no, ma pochi anni fa, del prendere delle persone da altri media, inserirli in altri media e provare a tirare in mezzo pubblico che c'entra poco. Si faceva spesso con la radio. Si prendono personaggi televisivi, li si mettono a condurre. Ah, sì, ho capito dove vuoi arrivare. Capito. Oppure si faceva con i cartoni animati. C'è stato un periodo dove i doppiatori praticamente non lavoravano più, lavoravano solo personaggi sì. Pubblici o cantanti, attori. Allora, succede questo, e questa trasmissione mi sembra il posto più onesto dove poter dire le cose come stanno. E chiaramente io vengo da un primo film dove avevo tutti attori famosi. Tutti, cioè l'ultimo che passava sul fondo aveva un curriculum decennale di film e grandi carriere. E
non sono riuscito fino in fondo a fare il film che avevo scritto, mettiamola così. Avevo bisogno di fare questa storia, mi piaceva sia per il respiro che aveva, sia quello che mi poteva permettere di dire, eccetera. E non volevo nessuno che mi facesse la stella sul set o che potesse in qualche modo cambiare le sorti del film. Però i produttori, ci sono anche dei produttori con cui far conto, dicono sì, va bene Antonio, però questo film qualcuno lo dovrà anche vedere, non è che se lo facciamo con il tuo vicino di casa Pinuccio Pandolfini poi ce lo guardiamo. Io dico no, non è vero, perché un film se è bello poi la gente lo vede. Io ho questa teoria che secondo me è giusta, però mi hanno detto guarda, io ho detto va bene, facciamo così, mi avete rotto, ditemi, io devo trovare tre protagonisti, ditemi un ragazzo, Emiliano Romagnolo, perché non facciamo quelli che prendono le persone siciliane e fanno finta che siano Emiliano Romagnolo, perché è una roba tremenda, a meno che uno non è Favino, lo capisci lontano un chilometro che sta facendo, certo. Però, trovate una persona, Emiliano Romagnolo, famosa, che abbia una fascia di età, che sia quella dei tre protagonisti, è saltato fuori il nome di Lodo Guenzi. E dico, ma Lodo Guenzi, certo, lo conosco, esteticamente giusto, ho detto, ma è un cantante. È un cantante, e mi hanno detto no, perché Lodo Guenzi in realtà, insomma, ho detto, conosciamo Lodo Guenzi, ho conosciuto Lodo Guenzi, a parte essere una persona, mi sono trovato benissimo con Lodo, proprio carino, poi non tutti sanno che in realtà Lodo è un attore, parte dal teatro, sì. E lui ha fatto l'Accademia a Udine, la Nico Pepe, quindi lui è diplomato come attore, poi mi ha detto, guarda, poi ho avuto culo, ho ingannato 60 milioni di persone che faccio il cantante. Io ho detto, beh, non è che le ingannate troppo bene, ho detto sì. Sto scherzando, no? Però, beh, ci prendiamo sempre in giro su questa cosa qui. Quindi Lodo, come potete vedere anche voi, non solo è un attore, ma è anche molto bravo. È la sua prima esperienza cinematografica, ma io sono stato felicissimo che ci sia Lodo. E ti posso dire la verità, è stato non solo bravo come attore, ma ha creato un clima con anche gli altri attori, con tutti quanti, stupendo. Quindi io proprio sono strafelice. No, infatti credo una performance che probabilmente gli aprirà delle porte particolari, glielo perché auguro, glielo auguro. sì. Lui continua a fare teatro, so che prima del lockdown anche lui doveva debuttare con uno spettacolo, comunque fa teatro sempre. Sì, però sai, in queste dinamiche poi c'è sempre quello che ti dice sì, però tu l'hai fatto solo per avere gli ascoltatori, che poi in realtà non è stato così Se esatto, veicolato da. se avessimo voluto fare una cosa del genere, avremmo scritto Lodo Guenzi grosso Certo, come casa, e esatto. invece non è stato così. Senti, ti faccio un'altra domanda leggermente complessa, ma immagino che tu la potrai Ma la affrontare. risposta sarà semplicissima, guarda. No, volevo capire una cosa. Allora, i tre personaggi fanno sto viaggio, che è un viaggio che all'inizio sembra non metterli troppo in difficoltà perché dicono sì, andiamo lì, ma la dittatura sta quasi per finire, però in realtà si intrecciano in alcune situazioni, anche misteriose, anche particolari, tra le scene più divertenti e che mi hanno più colpito, sicuramente quella in cui c'è quello della polizia che dice il suo nome, quindi subito capiamo, quindi si mettono veramente in dei casini giganti, però non partono preparati, cioè non partono, sì, partono all'avventura, però non con le scarpe giuste, diciamo così. Però poi questo viaggio, insomma, li fa veramente crescere, li fa maturare, poi li vediamo quando tornano. Sembrano quasi le stesse persone, ma in realtà dentro di loro c'è stato veramente un ingranaggio che è scattato, che è differente. Quindi volevo capire, tu, che comunque ne hai scritto la sceneggiatura, in quale dei tre ti rivedi, se ti rivedi in questo meccanismo o se lo hai semplicemente raccontato perché l'hai vissuto in un'altra parte della tua vita. Che bella domanda. Potrei. Bella, bravo. Bellissima, hai ragione, la risposta è complessa. Sì, noi partiamo dall'Italia. Il contrasto è che noi siamo in Italia in un preciso contesto storico, che è quello del boom economico dell'89, dove tutti stavano bene, non ce n'era uno che stava male. Anche chi faceva un lavoro umile stava bene, non gli mancava niente. Invece, in un luogo dove non solo non si sa nulla, ma dove non si possono avere cose che qui sono
scontate, ma scontate veramente come una Coca-Cola, come un paio di jeans, cose proprio di mutande, infatti un paio di mutande, quella cosa, guarda che è pazzesca, ma è verissima, è tutta roba vera, purtroppo chi non è nato in quel periodo lì non lo può sapere. E io non lo so, forse se non mi ero mai fermato a pensare a questa cosa qui. Se devo essere sincero, posso rivedermi di più come Pago, che è quello che guida, che è di fatto poi un osservatore, è quello che, a differenza di per esempio Lodo, il personaggio che fa Lodo è un personaggio che cambia di più, perché parte un po', è quello che politicamente sa un po' tutto, nel senso che lui lo sa meglio degli altri qual è la situazione politica, va bene, però è anche lo stesso che lo sa, però un po' stronzetto, perché comunque non vuole aiutare, sì è così, basta, non andiamo, cioè è così, che cazzo andiamo a fare, no, capito? Mentre poi invece sarà proprio quello che farà lo scatto e dirà va bene, ho fatto una cazzata, detto tra così proprio in soldoni. Bibi invece è quello totalmente inconsapevole che viaggia con loro quasi casualmente e quindi si ritrova quasi a subire tutta questa situazione qui, quindi proprio il ragazzo frivolo, che poi frivolo poi non si rivelerà, e mentre c'è Pago, che è quello un po' più avventuriero, quello che dice che vuole sempre partire all'avventura, che però tutto sommato non sa che cosa cerca. E infatti il dialogo che ha con la sua ragazza, sia telefonicamente, sia all'inizio, è proprio così, non c'è una risposta. Incerto. Cos'è che stai cercando? Non lo so, però io sento che qualcosa mi manca. Forse sì, è così per me. Nel senso, sei felice? Cos'è che ti manca? Ma niente, non è che mi manca qualcosa, ma io sto bene. Però fremo, però c'ho quel senso di che non mi è tutto chiaro, che qualcosa non mi convince fino in fondo. Un desiderio non lo so di ricerca. Questo viaggio... Sì. Il viaggio inteso come conoscenza è bello per quello, è bello proprio per trovare, comprendere cose, persone, sensazioni, odori, qualsiasi cosa. E credi certo. Che questo sia strettamente legato un po' alla nostra generazione, cioè questa voglia, no, di sì, ok, siamo bene, siamo felici, però vogliamo sempre qualcosa in più, oppure è una cosa che appartiene al genere umano di per sé, cioè quindi... Allora, il non accontentarsi è sano, se preso in piccolo, cioè ti porta secondo me a fare poi gli salti, a lottare, a cercare qualcosa di più, però deve essere un voglio qualcosa di più sano, non deve essere un voglio di più capriccioso che ho tutto e voglio anche questo, voglio perché non lo so però lo voglio, cioè non in quel senso lì, è il volere qualcosa di più di conoscenza intendo. Sì, fa parte del genere umano, credo, fin dai tempi dei tempi le persone se gli mettevano un limite, gli dicevano tu oltre questo limite non puoi andare, la prima cosa che ti viene voglia di fare è chiaramente andarci. Chiaramente, quando sei bambini, insomma. È normale, quindi uno a Cesena, che è una piccola provincia, avrebbe avuto molto meno peso il significato del film se fossero stati tre ragazzi di Roma o di Milano o di Napoli, perché non sarebbero stati provinciali. Invece se tu vivi in una provincia, che sì, non gli manca niente, stanno bene economicamente, c'hanno tutto, è un bel posto, c'è il mare, c'è vicino il mare, c'è i monumenti, i soldi e tutto quanto, però cosa c'è oltre? Cioè, magari c'è un cazzo oltre, perché poi c'è la povertà, c'è la gente, però lo vedi, vedi che cosa c'è, così, empatizzi, se no... Credo che sia sano in questo mondo, sì. Certo. È un po' come è come oggi, è brutto da dire, adesso senza fare politica, che è una cosa che non voglio fare, però giudicare le persone in difficoltà e dire sì aiutiamole, no aiutiamole, da casa tua, non è uguale come se tu avessi visto realmente cosa stanno vivendo quelle persone lì. Diciamo che i tuoi tre protagonisti fanno una cosa molto molto moderna, insomma, in quel momento. Ascolta, non so, Roberto voleva aggiungere qualcosa, scusami. No, però vai pure. Facciamo una cavolata adesso, stiamo prendendo un tono un po' serio. No, io volevo parlare di una cavolata, sì, volevo parlare di una cavolata. Volevo parlare di una cosa che penso che un po' a tutti è capitato, chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di viaggiare per lavoro, magari anche un po' controvoglia. C'è secondo me è una cosa mentale degli italiani che scatta in qualche modo, che è questo legame con la musica. Che per quanto le canzoni che cantano i tre protagonisti a un certo punto
per la mia generazione magari potrebbero essere anche quasi ridicole, però in quel contesto ti veramente ti toccano una corda del cuore che non sapevi nemmeno di avere. E a parte, se vedrete il film, è chiaramente una canzone a contrasto di quegli anni, perché la canzone Felicità scorre su delle immagini che sono tutt'altro che felici. Ma detto questo, l'aneddoto carino è che durante la dittatura ovviamente loro non potevano vedere la televisione se non la televisione di regime, quindi anche in televisione passavano solo i programmi che potevano passare, ma l'unica cosa che si vedeva in Romania durante la dittatura era il Festival di Sanremo. Ma questa è la verità, sì, questa è storia. Quindi loro parlavano tutti abbastanza benino l'italiano, perché comunque vedevano la televisione italiana della Rai di quel periodo lì, e conoscevano le canzoni, i cantanti, li conoscevano tutti, quindi Felicità la conoscevano tutti. Se tu ancora adesso i vari Albano Romina, i vari Toto Cutugno, questa gente qui che in Italia non fa una serata neanche a Castrocaro Terme, tranne Capodanno su Rai 1, esatto, là riempiono ancora i palazzetti dello sport, eh? A Bucarest Toto Cutugno fa i palazzetti dello sport, sì, 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 sì. Anche a Mosca, io sono di anche a Mosca, brava, russa. E mia mamma e quella parte della mia famiglia sono tutti fan sfegatati, soprattutto i miei nonni che durante quegli anni erano giovani. C'è una certa analogia tra la situazione vissuta in Romania e quella che era la situazione nell'ex Unione Sovietica, quindi loro sono proprio super fan sfegatati, perché era un po' anche quello che potevi guardare, perché quello c'era, esatto. Sì, certo. Gli anni 70 e 80 della musica, tutta la storia della musica, loro non hanno idea di che cosa sia, cioè adesso sì, prima non era proprio possibile, e quindi è proprio una, per loro è un legame molto, molto forte. È così. Quindi Albano ha letto la sceneggiatura e ti ha detto sì. Albano non credo abbia letto niente, gliel'abbiamo mandata, ci mancherebbe, l'abbiamo parlato con la produzione ha parlato con la casa discografica che tiene i diritti della canzone, vogliono chiaramente la sceneggiatura, vogliono sapere in che contesto viene utilizzata la canzone, e poi basta, li devi pagare. Non so se proprio io te lo dico terra terra, poi non credo che Albano l'abbia letta. L'abbiamo anche invitato perché a Venezia, perché sarebbe stata una cosa invece carina averlo ospite in sala così. Però, mi è capitato più volte di intervistare gente che lavora nel cinema italiano, e una cosa che ho fatto una volta, una discussione molto interessante con Massimiliano Bruno sul cinema italiano. E da allora ogni volta che incontro qualcuno che lavora nel mondo del cinema faccio esattamente la stessa domanda che ho fatto a lui, perché poi è venuta fuori una discussione interessante e sono curiosa di sapere cosa pensano le persone che lavorano nel cinema di questa cosa. Ed è un po', in realtà è molto complessa anche qua, perché riportare il panorama attuale del cinema italiano in una live su Twitch è un po' complicato. Cavolo. Me ne rendo conto. Però qual è secondo te attualmente la situazione del cinema in Italia? Cioè è drammatica, è brutta? Oppure siamo in un momento in cui c'è la possibilità di fare anche delle cose belle? Cioè, come la vedi tu dall'interno? Allora, rendendo semplice il discorso, non è che voglio fare quello che... Non voglio attaccare il pippone, mettiamola così. Okay. Però di film ne vengono prodotti centinaia e centinaia e centinaia l'anno. Tanti, tanti. Film si fanno in Italia. Il problema dei film, che lasciate stare il Covid, però il problema dei film è che poi non escono. Okay? Non escono perché ci sono le distribuzioni che monopolizzano le sale. Vi faccio un esempio. È una lobby. C'è una grossissima distribuzione, grossissima, immaginate la più grossa che vi possa immaginare, che ha 20 film, ok? 20 film, tra cui un film solo che fa incassare, mettiamo che abbia Superman o che abbia Checco Zalone, diciamo che ha quella distribuzione, Checco Zalone, e altri 10 film. Chiama il cinema e gli dice: tu devi mettere questo film, questo film, questo film, questo film, questo film, questo film. E il cinema gli dice: no, guarda, io questi film li ho visti, non li voglio mettere. No, tu quei film li metti, altrimenti non vedi il film di Checco Zalone. Chiaro? Quindi se in Italia ci sono molti film brutti e in sala
quei film ci vanno e poi incassano zero, questo è un dramma, perché è rimasto fuori magari un film che era buono, perché non era dentro le logiche della distribuzione. Questo, amplificato, fa sì che la maggior parte dei film non escano e non usciranno mai, e quindi quando vi vedete la merda dite: ma che è sta roba? Ma com'è possibile che fanno sta roba? È così, è esattamente così, perché per dare un prodotto buono ne devono far vedere altri 10 scadenti, perché sono nel loro portafoglio. Quindi la situazione del cinema in Italia è drammatica, perché ci sono delle logiche di distribuzione molto complesse, ma in Italia ci sono un sacco di autori bravi, ci sono un sacco di registi bravi, ci sono un sacco di attori bravi, ci sono un sacco di ragazzi e tecnici bravi che si fanno un mazzo così, e quindi non manca certo la competenza e la bravura in Italia. Io non so come ti abbia risposto Massimiliano Bruno, Massimiliano Bruno è sicuramente molto affermato, molto più dentro il sistema, quindi Massimiliano Bruno è di quelli che in sala ci va, quindi non ha sicuramente questo problema, però se gli poni una domanda del genere di certo non te la nega. Se tu hai una storia bellissima, ok? Una storia stupenda, ma non che dici solo che tu stupenda, che lo dicono tutti quelli che leggono questa storia, dicono: cazzo, sta storia è stupenda, dimmi come fai a farla arrivare a una grossa produzione, a un grosso distributore. Certo. La differenza è che se io invece ho un brano che è un buon prodotto, ne sono convinto, nulla mi vieta di caricarlo su YouTube. Certo. La distribuzione arriva dopo a dirmi questa cosa. Certo, non brava, penso, però, ci arrivi da sola, che produrti il tuo brano costa molto meno. Molto meno, certo, cioè parliamo di un... Due mole di lavoro. Un film a basso budget costa all'incirca €1 milione, certo. 700.000 euro, €1 milione, che non sono bruscolini. Se non hai alle spalle una grossa distribuzione e di conseguenza non sai che fine farà il tuo film, è difficile che trovi un produttore che tiri fuori poi quei soldi lì. Certo. Perché è come non avere una garanzia di vendite, è come dire: boh, il mio film e poi me lo guardo a casa da solo. Questo è il dramma. Poi è ovvio che, ragazzi, film belli, film brutti li fanno dappertutto, non è un problema in Italia. Escono film meravigliosi in Italia, escono film brutti in Italia, escono film brutti in America, escono film belli in America. È semplicemente che in America è un'industria. Certo. E invece ci chiedono dalla chat, direi che è perfettamente coerente con questo discorso, ci chiedono se da questo punto di vista le piattaforme di streaming possono dare un pubblico alternativo al cinema libero dalle distribuzioni. Cioè, se è qualcosa, non lo so, come reinterpreto io questa domanda, se è un punto a favore, però in realtà se poi io penso a Netflix, mi rendo conto del fatto che probabilmente dipende anche dalla piattaforma, da come funziona la distribuzione. Allora, parliamo in uno scenario ipotetico in cui c'è il Covid o non c'è il Covid? Facciamo lo scenario ipotetico in cui non c'è il Covid. Facciamo senza. Quindi senza. Tu vai in sala, quindi uno che fa un film senza una distribuzione in sala non ci va, perché non ci va, però ti viene acquistato da una piattaforma. Ora, i costi della piattaforma, la piattaforma ti dà dei soldi per prenderti il film e poi metterlo, no? Però quei soldi lì non coprono neanche un decimo del tuo budget del film. Mentre in sala, se c'è il passaparola e il film piace, tu puoi rischiare di essere il caso e di incassare una cifra accettabile, dignitosa, che poi ti permetta di rifarne un altro, oppure andare avanti per la tua strada, o farti notare da una distribuzione che dice: oh, attenzione, perché poi le distribuzioni guardano i numeri, dicono: chi è questo qua che ha fatto questi numeri qua? Chi è? Chiamiamolo un po' per il prossimo, capito? È molto difficile. Molto difficile. Io, i miei eroi di questo film sono i produttori, ma lo dico realmente, perché trovare delle persone che rischiano di tasca loro. Allora, questo film ha avuto il finanziamento del ministero, quindi comunque ha avuto anche un apprezzamento sia dal ministero che dalla regione, ma non basta. Comunque i produttori hanno investito molto in questo film e fortunosamente un po' sono rientrati, ma per colpa del Covid no. Quindi sono le persone che mettono a rischio i soldini propri per questa cosa chiamata cinema, oggi, nel 2021, sono degli eroi per me. Certo, certo. Dipende. Sì? Scusa. No, parlando di quella questione della piattaforma, io non credo che ad oggi ci siano le condizioni perché la piattaforma
sostituisca il lavoro di distribuzione. Ma come ci sono fai? Ma banalmente, scusami se ti interrompo, ma banalmente un film, metti che lo paghi, no? Come è sta adesso a pagamento per alcuni mesi finché non sarà poi gratuito, ma un prezzo di un biglietto, sì. E poi lo guardi in quattro il film sul divano. Sì, assolutamente. Certo. Quindi anche se incassi tantissimo, non, come fai matematicamente a... È tutto falsificato comunque dalla piattaforma. No. Poi sì, ricordatevi sì. Che il 50% va ai produttori, tolte le tasse, quindi di quello certo. Che incassi è che va tutto ai produttori. Io avevo trovato molto molto interessante il lavoro che faceva lo Spazio Cinema dell'Anteo. Sì, siamo stati all'Anteo noi con Nobili Bugie, sì. Sì, lo fa, però sai, la Spazio Anteo è carino, è un piccolo spazio, sì. C'è la possibilità. Guarda, ne parlava Elio Germano di questo problema qua, che è sempre molto intelligente secondo me nei suoi discorsi, parlava proprio di questo problema distributivo, proponendo il fatto che dovrebbe essere di legge che ci sia uno spazio di distribuzione obbligatorio nelle sale per tutti quei film che sono obbligati a non uscire per colpa di un sistema di mercato che è... Ma, ragazzi, è mafia, non so come dirvelo, cioè tu non esci, non è che io ho fatto un film, posso farvelo vedere? No, ma come no? Ho fatto non lo puoi vedere. Ma perché no, qua ci stiamo noi, ma non è il vostro il posto, invece sì, capito? Ecco, guarda, questo te l'ho descritto come se fossi un bambino di 5 anni al parco che non ti vuole dare il pallone, ma è così di fatto, cioè non ti lasciano libero lo spazio sala, perché non per colpa dei gestori, perché in colpa dei gestori delle sale sono ricattati poi. Vabbè, guarda, discorso noioso, quindi il problema del cinema non è che mancano i cineasti, ma manca lo spazio e una distribuzione. Poi la fase distributiva penso sia la più importante della realizzazione di un film. Sì, è vero che il film dovrebbe essere in un'utopia, diciamo, un'opera d'arte, e quindi dovrebbe essere voluta dall'artista in primis, però sì, è vero, ma comunque farlo vedere a un pubblico è l'obiettivo principale. Certo, poi la gente a comandare. Se la gente non va a vedere il tuo film e non lo vede perché è brutto, basta, il tuo film lascia lo spazio a un altro film. Ma se il film la gente lo va a vedere, allora rimane in sala. Certo. È diventato totalmente impossibile realizzare un film low budget sotto i $100,000. Come avveniva negli anni 90, quali spese hanno fatto fare un salto di costi così violento? Cioè tutto costa tanto, non saprei dirti, purtroppo è possibile in realtà, però è quasi utopistico, nel senso che a meno che tu non sia il proprietario di uno studio di post-produzione e noleggio materiali audio e video, è difficile, perché comunque i macchinari che si usano oggi comunque hanno un costo molto alto, anche le persone per fare un... Poi dipende. Allora, se voi vi immaginate di girare un film come Perfetti Sconosciuti, che è ambientato in una cucina, lo giro con 5 miei amici, con le macchine da presa nostre, e lo post-produciamo nel nostro studiolo, certo, lo puoi fare a meno di €100,000, però tendenzialmente se è un film dove devi richiedere i permessi per girare, le attrezzature, e non hai tutti questi materiali qua, hanno dei costi superiori. Certo, certo. Però allo stesso tempo tutta quella creatività si riversa un po' sui corti, che quindi hanno una distribuzione completamente differente, che sono un po' i primi scalini di poi magari riuscire a fare un lungometraggio, però anche lì i festival poi diventa molto molto complicato. Però così stiamo dando un'immagine molto triste. Non si molla, esatto. Si può fare, esatto. Cioè, non è che volevo intristirvi adesso. Okay. Poi ti trovi anche la distribuzione che ti distribuisce, non è che non la trovi, perché magari se uno continua a spingere, a rompere, le qualità ce le ha, è valido, ce la può fare ragazzi. Cioè. È interessante effettivamente quello che dice Antonio De Gregorio, che forse i corti adesso sono diventati un po' il campo per sperimentare. Tu hai fatto un corto, vero? O più di uno? Sì, ma li ho fatti dopo il lungo e non l'ho fatto come esperimento, l'ho fatto perché volevo fare questo corto che mi era stato anche lì, c'era una storia da raccontare, sempre a tematica sociale, quindi ho fatto un corto, però non ho mai scritto un corto mio, non l'ho mai fatto mio. I corti sono stupendi, hanno una vita loro che però è legata, era bellissimo, c'è stato un periodo che facevano vedere i corti prima dei film. Sì. Però non l'hanno più fatto, non so, perché mi piaceva tantissimo. Adesso c'è uno spazio, credo, su Rai Cinema, credo, da qualche parte, dove li mandano. Però poi rimaniamo una percentuale di persone amanti del cinema. Sì, esatto.
fare, per farli arrivare a un pubblico è difficile, anche lì è difficile, rimango nell'ambito dei festival, di queste cose qui. E Stan chiede anche se la stessa mafia di cui, tra virgolette, di cui parlavamo prima c'è anche nei festival esteri, o mandando il tuo film lì riesci a farlo vedere, cioè hai più possibilità? È una situazione. Guarda, no, ma adesso non voglio fare quello che dice che puoi essere preso solo se sei, fai parte di un sistema. È come quelli che dicono che sei lì perché è raccomandato, non è sempre così. C'è chi è lì perché se lo merita, ci sono dei film che vincono i festival che sono meravigliosi, quindi secondo me si meritavano di vincere il festival, altri sono al festival e sono, tu dici ma come ha fatto questo film a arrivarci qua? Cioè, ti poni delle domande proprio naturali, quindi quando si pone una domanda tendenzialmente dietro c'è sempre... Beh, anche nel circuito festivaliero ci sono le distribuzioni, quindi esiste il corto distribuito indipendente... Io non voglio fare nomi, ma ogni tanto quando guardate i festival, voi sicuramente fate parte di quelli che i festival ci vanno, comunque guardano i film, guardate tendenzialmente quelli che sono in concorso da chi sono distribuiti, o non prodotti, distribuiti. Se ci sono i nomi grossi, sicuramente forza ce l'hanno. Certo. Cioè, in più magari il film deve essere anche bello, non è che deve essere brutto, non sto dicendo che sono solo film brutti, per carità, cioè, non sto dicendo che è tutta una mafia, cioè, sto dicendo che la classica distribuzione grossa che può fare peso e che mette dei soldini nel festival, quindi economicamente contribuisce al festival, dice guarda io c'ho 4 film, uno è molto bello, gli altri 2 o 3, fai così, prendimi quello bello e prendimene uno che ti pare di questi altri. Hai detta proprio così. Interessante. Anche io credo che andassero molto d'accordo sia il girato che invece i filmati originali, quindi credo che abbiate fatto. Ma Lodo ha girato qualcosa o no? No. La telecamera chiaramente è non funzionante, perché originale dell'89 non funziona, quindi Lodo non ha girato niente. Va bene, quindi io non ti ruberei altro tempo, ricordiamo ai ragazzi in chat di andare a vedere il film, io personalmente posso dire dove l'ho visto, poi ci dici tutte le piattaforme. Certo. Io l'ho visto su Chili, che sono molto impressionata. Su Amazon. L'ho noleggiato su YouTube. Ah, ok, tutti quanti. Ma io non riesco a noleggiare su YouTube, ma non so perché a me non me li fanno noleggiare. No, a me ha fatto un po' i capricci all'inizio. Ecco. Però se tu, cioè, io al quarto caricamento sono riuscita a fare tutto, quindi è solo un po' capriccioso. No, era mi sono la prima subito volta che provavo e... Chiaramente la cosa bella del film è parliamone, cioè potete vederlo e poi potete anche scrivere se vi fa schifo o se vi è piaciuto, insulti o complimenti sono sempre... No, beh, è giusto, uno paga, vede una cosa e poi dice oh ma che cazzo mi hai fatto vedere, schifo, oppure dice oh bellissimo, grazie, ci hai fatto passare una bella serata. Quindi abbiamo detto tutti la piattaforma. Antonio, tu dove l'hai visto il tuo film? Allora, io l'ho visto su Amazon, posso dire la verità? Sì, posso dire la verità? Non ho mai visto il mio film. No, l'ho comprato su Amazon, ma io non ne po- ce l'ho visto, ma voi avete idea delle volte che ho visto il film? E questo idea? Non capisco perché tu l'abbia ricomprato. L'ho comprato per fare un po', ho detto vabbè lo compro, faccio un numero, no? Le votazioni, faccio sta visualizzazione in più che non conta niente, però l'ho fatta. Cioè io l'ho visto, non so, memoria, basta, non capisco neanche più se è bello o no, però mi fanno un sacco di complimenti, quindi sono contento, mi fido di voi. Sì, fai assolutamente bene a fidarti, secondo poi, me. Poi adesso i ragazzi in chat, andate a guardarlo se non l'avete già visto, perché poi noi abbiamo avvisato comunque prima dell'intervista. E poi magari nei prossimi giorni ci diranno cosa ne pensano e ti faremo sapere in qualche modo la nostra di RKH Cinema. So che bene, è piccola cosa, però insomma. No, perché fate un grande servizio invece al nostro film est. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere ragazzi. Grazie mille Antonio, grazie ragazzi in chat e vi salutiamo, facciamo partire i titoli di coda. Ciao. Ciao.